sicuramente è un'area geografica, geopolitica estremamente interessante, soprattutto da un punto di vista culturale. Sono Massimo Gabellone, sovrintendente della Mita Europa Orchestra, un'orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, che è stata definita dalla presidente Deborah Saracchiani un biglietto da visita d'eccellenza per il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Ci proponiamo è di approfondire, divulgare e compenetrare al meglio quello che è il repertorio di questa area che parte dall'Ottocento per arrivare fino al Novecento storico ai giorni nostri e creare dei meccanismi di cooperazione, collaborazione e scambio con i paesi interessati e coinvolti nell'area. Vedere i professori d'orchestra che sorridono, talvolta che atteggiano piccole, quasi delle piccole danze, ma notare, percepire l'energia che cresce concerto dopo concerto, ritengo sia un elemento fondamentale per questo tipo di attività e per il successo futuro che questa orchestra si merita di avere. Sinfonica di 47 professori d'orchestra necessita sia nella fase di produzione sia nella fase di sviluppo e consolidamento dell'attività di una solida struttura organizzativa che abbiamo la fortuna di avere. L'orchestra, oltre a un approfondimento del repertorio dedicato alla Mita Europa o comunque prodotto all'interno della Mita Europa, comunque intende spaziare tra ogni tipo di repertorio possibile con l'organico a disposizione. Non escluso tutte quelle manifestazioni, contaminazioni, espressioni della musica cosiddetta crossover. L'Europa Orchestra è fortemente finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e questo è un grande onore. Ci sono una serie di soggetti privati, tra cui in questo momento lo sponsor unico è la Federazione Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia. Certamente ci sono tutta una serie di soggetti privati, e mi riferisco in questo caso al mondo delle imprese e del commercio, che si stanno avvicinando in maniera assolutamente spontanea ed entusiastica. La soddisfazione di poter vedere e sentire 47 persone che vibrano all'unisono, tesi e volti verso il raggiungimento di un unico obiettivo, in questo caso di tipo musicale, è per me fonte di grande soddisfazione e orgoglio. Credo che questa orchestra abbia necessità di ricominciare a credere in se stessa. Credo che il territorio nel quale l'orchestra è nata abbia anch'esso questa necessità di ricredere in un patrimonio culturale assolutamente
preziosissimo, atipico anche in un contesto economico come quello attuale che si sta verificando non solo in questo paese ma anche in altri paesi. Credo che ci sia bisogno di energia positiva. Ho parlato di sorrisi, i sorrisi dei professori d'orchestra, i sorrisi del direttore d'orchestra, ma anche i sorrisi del pubblico. Io credo che noi abbiamo bisogno in questo momento anche di ricominciare a sognare. Non è che noi vendiamo sogni, noi non vendiamo sogni, noi vorremmo che la gente ricominciasse a sognare e vogliamo, attraverso la Mitteroppo Orchestra, contribuire affinché ciò possa di nuovo accadere.